salire sul podio, quindi situazione di classifica con Riccardo Pera che a questo punto non ha i baffi ma se la ride sotto il casco, perché sicuramente è un vantaggio importante. Ma guardate, in traiettoria ci sono ancora i pezzi della vettura di Rovera, i primi tre li hanno visti, speriamo che riescano ad accorgersene anche gli altri piloti, con Enrico Fulgenzi che va ad attaccare Gianmarco Quaresmini, bravissimo Doberman, è il Doberman, questa è esperienza, il Doberman sale in seconda posizione e adesso andrà all'attacco di Riccardo Pera. Vedete la vettura del Team Tsunami, gara finita per Alessio Rovera che ha peccato sicuramente di ottimismo, sembra invece a posto la vettura di Cazzaniga. Sì, meno male, questa lotta ci ha fatto perdere uno solo dei due protagonisti, però ripeto è un peccato perché secondo me Alessio poteva veramente aspettare. La regia ci rimanda alle fasi del sorpasso di Enrico Fulgenzi e ai danni di Quaresmini, permettetemi di fare veramente un applauso a questo ragazzo, è vero che è particolarmente gasato dalla presenza del pubblico di casa probabilmente qui, ma sta facendo due gare, perché anche quella di ieri è stata una gara eccezionale, dimostrandoci sportività, velocità e correttezza. Enrico è uno, è ridicolo dire uno degli anziani della Carrera Cup perché è ancora un ragazzino, però proprio ieri ci diceva che questi ragazzi con i quali si confronta sono bravissimi perché non sbagliano, mi diceva, io aspetto sempre un loro errore perché prima o poi un giovane lo fa, questi non lo fanno. Guardate la sicurezza ad esempio di Riccardo Pera che ha il comando. Intanto diamo la classifica, che cosa è successo, qui siamo all'uscita della curva Roma, qualcuno troppo ottimista è andato sulla sabbia. Allora Pera, Fulgenzi, Quaresmini, Cazzaniga, Giacon, Pellegrinelli, molto bravo, De Giacomi, Curti, Selva e Niccolò Mercatali che va a conquistare il decimo posto. Ma Gaudenzio, sei con Alessio Rovera che oggi forse ha peccato un po' troppo di ottimismo. Eh sì, sono qui con Alessio, diceva Guido, forse oggi hai peccato un po' troppo di ottimismo, potevi ancora attendere, che è successo? Ah, secondo me ero abbastanza dentro in entrambi i casi, sia con Giacon che con Cazzaniga. E normalmente un'occhiata quando si entra in curva si dà anche gli specchietti, anche perché normalmente si fa così. Comunque niente, una gara buttata via, si poteva fare un bel podio e fare dei buoni punti e niente, anche perché Riccardo Pera è al comando, ieri l'avevi raggiunta a due punti, ormai una bellissima gara, un campionato comunque apertissimo. Sì sì, sicuramente non finisce qua il campionato, però sono sempre punti persi. Grazie a voi. Grazie anche ad Alessio Rovera che martedì poi partirà perché andrà a correre a Digione, che è una delle piste più difficili in Europa, nella gara della Carrera Cup Francia Benelux, dove è grande protagonista. Intanto le immagini ci confermano che Daniele Cazzaniga è under investigation, credo anche per l'incidente con Alessio Rovera. Secondo me è difficile sempre, perché l'ottica del pilota è differente da quella del commentatore televisivo e le immagini sono schiacciate in televisione, però ci sembra che leggermente lungo Alessio Rovera sia entrato, aveva una traiettoria migliore, però Cazzaniga era un pelino davanti. Ma sai, già consideriamo dove Alessio Rovera ha visto la sua vettura danneggiata, che è la parte proprio anteriore dell'auto e non laterale. Sì. Già questo fa capire che non era proprio entrato con la macchina intera. Poi è chiaro, continuiamo a dire, qui dalla TV noi vediamo determinate immagini, e magari spesso la nostra visuale è falsata, però sinceramente l'impressione che abbiamo avuto noi da qui è che al di là di tutto una più lunga attesa avrebbe comunque convenuto. Sì, perché probabilmente si aspettava l'uscita del, era in crisi Cazzaniga, chiudeva dappertutto, si aspettava l'uscita del curvone ai Cimini, avrebbe potuto compiere la propria manovra, ma col senno di poi siamo tutti grandi piloti, facciamo tutte le manovre giuste, bravi comunque ad Alessio Rovera, Daniele Cazzaniga. Ma adesso quello che ci interessa è vedere che cosa combina Enrico Fulgenzi con Riccardo Pera, perché la situazione è tutta da scrivere.
È tutta da scrivere la situazione per le prime due posizioni, dove Pera e Fulgenzi sono separati da soltanto 7 decimi, e mi permetto anche di segnalare una bellissima lotta all'interno della classifica Michelin, dove De Giacomi, Curti, Selva e Mercatali sono separati da forse un paio di secondi tutti e quattro. Mercatali vuole il podio perché ieri era il suo compleanno e ha percorso solo 800 metri, per cui che si faccia questo regalo. E intanto abbiamo Gaudenzio Tavoni che con il team manager di questo straordinario ragazzo di 17 anni che ha il comando ancora una volta di una gara della Carrera Cup. Gaudenzio con Enrico Borghi. Sì, Guido, grazie. Sono qui con Enrico Borghi. Non è al muretto box, lo vediamo un po' teso rispetto alle altre occasioni. Avete detto bene, una gara tutta da scrivere, e lo vediamo proprio da Enrico Borghi che sta passeggiando qui lungo la corsia box, ma ha abbandonato il muretto. Meraviglioso. Siamo aiutati dall'inversione della griglia, però vincere è sempre difficile, e la pista di Vallelunga è una delle più complete, e qui vediamo veramente se il ragazzo ne ha e avrà un futuro come pilota, soprattutto in questo monomarca, ma anche in un seguito futuro, visto gli anni che ha, e aver dietro Fulgenzi non è una delle cose più facili da gestire. Grazie a voi studio. Beh, insomma, mi sembra un po' esagerato che tutto dipenda dalla lotta tra Riccardo e Fulgenzi sul futuro agonistico di Riccardo, che mi sembra in una pista difficilissima come Imola dominato, a Misano ha compiuto dei sorpassi spettacolari. È certo che adesso deve gestire Fulgenzi, e avete visto Fulgenzi. Guadagna laddove Pera va in crisi, ovvero al curvone, e riperde nella parte mista. Sarà una bellissima volata finale tra due che sono diversi come stile di guida, ma si ricordano per determinazione, per passione. Ricordiamo, Fulgenzi è la prima stagione nella quale corre pensando solo a guidare, quindi è gestito dal team Ghinzani, dai centri Porsche Latina, perché fino all'anno passato quasi si preparava la macchina, cercava i meccanici, correva sempre con l'apnea di non avere gli stessi mezzi degli avversari. Quest'anno è più sereno, è sempre andato a podio, sta compiendo delle gare strepitose, mentre giustamente la regia ci sta mostrando la lotta tra De Giacomi e Curti, che è un altro che è cresciuto tantissimo. Vedete come Enrico Fulgenzi si è avvicinato nei confronti di Riccardo Pera. Beh, bello tra il futuro della Carrera Cup e il passato presente come Enrico Fulgenzi, questo bel duello con dietro Gianmarco Quaresmini, pronto ad approfittare di un'eventuale defiance dei due. Resiste Cazzaniga solitario in quarta posizione, poi c'è Giacconi in quinta, Pellegrinelli, De Giacomi, Curti, Selva e Mercatali. Valentina, vediamo che siamo nella zona della S, manca 1 minuto e 48, quindi due giri e mezzo, tre completi prima della conclusione della gara. Secondo me ci proverà al curvone, non in questo giro ma a partire dal prossimo. Beh, guarda, l'ho già detto prima, secondo me Vallelunga è un circuito dove un conto è arrivare a sfiorare il paraurti della vettura che precede, un conto poi è tentare il sorpasso. Non è così facile. A me dispiace soltanto che in questo caso non possiamo dividere il monitor in due, perché c'è da seguire la bellissima lotta tra Pera e Fulgenzi per la prima posizione, come ci sarebbe da seguire anche quella per la prima posizione della classifica Michelin. Sono sicura che la regia più attenta di noi cercherà di regalarci le perle da entrambe le parti, però veramente è una gara aperta e sarà aperta fino alla bandiera scacchi. Ed eccoci, prova la Campagnano, che è una curva particolarmente difficile perché non dà grossi punti di riferimento in frenale, è quasi una curva doppia perché è aperta e poi ti chiude all'improvviso. Adesso hai un breve allungo, poi vai alla Sorat, che è curva difficilissima, la più lenta insieme al Tornantino. Resiste Pera, viene toccato da Enrico Fulgenzi, è furbetto Pera, questa è una manovra veramente smaliziata, che per un ragazzo di 17 anni dimostra che c'è anche un certo tipo di maturità agonistica, i ferri del mestiere li conosce. Adesso bisogna vedere se la vettura di Fulgenzi è danneggiata o no, ma non credo. No, si è trattata di una piccola toccatina. Intanto veramente per gli appassionati di motorsport invito a
apprezzare come le linee di entrambe le vetture riescano ad essere ancora adesso, quasi alla fine della gara, precise. Vedete come passino veramente molto vicine al punto di corda. Questo significa che anche i due team, EB Motors e Ghinzani Motorsport, hanno fatto un ottimo lavoro in termini di messa a punto dell'auto. Ultimo giro con Pera, che grazie a quella manovra, furbo il ragazzo, è riuscito a distanziare leggermente Fulgenzi, il quale comunque porta i segni della lotta sulla propria GT3 Cup. Si avvicina ai Cimini Enrico, che adesso cercherà di utilizzare tutta la propria esperienza e la propria astuzia per ripetere la manovra. Secondo me starà tranquillo alla Campagnano, ma ci proverà tra la Soratte e il semaforo, e infatti vedete che alla Campagnano sta bello tranquillo. Ha capito probabilmente quelle che sono le intenzioni di Pera. Adesso vediamo che cosa succede alla curva Soratte, nuova curva da quando è stata modificata la pista. No, sta dietro. Pensi che al tornantino cercherà o è troppo rischioso? Non credo che Pera gli lascerà lo spazio. Quindi sono convinta che a questo punto, a meno di gravissimi errori, vedete come sono pulite, sì, nelle linee le due vetture, veramente complimenti. Intanto alle la sorella di Riccardo, sì, sì, è disperata, è tesa, è sicuramente la gara più difficile da parte di Riccardo Pera da quando ha iniziato la sua avventura in Carrera Cup. Ma guardate questo ragazzo, 17 anni, guardate come chiude con Fulgenzi. Io te l'ho detto che Fulgenzi è un uomo a sorpresa e tenterà, laddove non si può passare tenterà il sorpasso. Ha capito che non ce la può più fare, sono gli ultimi metri per Riccardo Pera, che sta andando a conquistare un'altra vittoria, a consolidare il proprio comando nella classifica ed in volata batte Enrico Fulgenzi, terzo Gianmarco Quaresmini, quarto Daniele Cazzaniga, che le ha prese un pochettino da tutti, le ha prese da Pera prima, le ha prese da Rovera, ma riesce a concludere in un'ottima quarta posizione. Poi c'è Jonathan Giacon, e via via abbiamo Pellegrinelli, De Giacomi, Curti, Selva e Mercatali. L'abbraccio tra Enrico Borghi e i suoi ragazzi, vedete tutti contenti, contenti anche Riccardo Borghi, che è il figlio di Enrico Borghi, Alice Menin, che è il direttore sportivo della squadra ed è la fidanzata, lo possiamo dire, di uno dei migliori piloti italiani, ovvero di Alessandro Balzan, pluricampione della Carrera Cup Italia. Bellissima gara, Valentina, io sono comunque sempre più stupefatto della maturità agonistica di Riccardo Pera. Secondo me nel corpo del ragazzino di 17enne hanno inserito